Dopo la bella vittoria all'esordio sulla Res Roma in campionato è arrivato un altro successo per il Bologna Women di Matteo Pachera. Un 3-0 secco sul Genoa, una delle dirette avversarie per la lotta alla promozione in Serie A. Uno di questi gol porta la firma proprio di Veronica Batelani qui con noi, qui allo Stadio Granarolo. Allora, questa vittoria, partiamo da qui, importantissima per il morale e per prendere fiducia. Sì, sicuramente una vittoria molto importante, anche se è un'altra competizione rispetto al campionato, la Coppa Italia. Questo risultato per noi è molto importante e volevamo portare i 3 punti a casa. Dimostrato fin da subito che quei primi 4 posti sono alla vostra portata. Cosa ti è piaciuto del Genoa in senso positivo da parte loro e come avete fatto a batterlo? Allora, devo fare i grandissimi complimenti al Genoa e a livello caratteriale sono veramente una grande squadra, anche a livello di gioco sicuramente. Quello che ci caratterizza a noi è il gruppo in primis e la voglia di dimostrare quello che dobbiamo fare quest'anno. Per quanto ti riguarda, hai giocato da falso 9, è un ruolo che ti piace? Qual è quello dove ti trovi davvero meglio? Sì, falso 9, seconda punta, 3 quarti, insomma centrocampista offensivo, diciamo così. Importante giocare nei primi 11. Esatto. Questo al mister non lo diciamo, no, tranquillo. Aiutare la squadra, no, sicuramente. Senti, battute a parte, è il tuo primo anno a Bologna, però sei di Imola, hai fatto veramente un giro strano, ce lo racconti. Sì, sono nata a Imola e ho vissuto a Castel San Pietro. Sono nata nell'Osteria Grande insieme a un ragazzo che adesso lavora qua con me, Massimo Carbone. E niente, poi sono andata in prestito a Sassuolo, ho fatto 3 anni là, 3 anni di prestito tra Sampdoria, Pomigliano e Sampdoria di nuovo, e poi mi ha affascinato questo progetto del Bologna e vorrei fare grandi cose insieme a loro. Tanta Serie A, primo anno di Serie B, qual è la differenza secondo te? Ovviamente al di là del discorso della categoria, c'è tanta differenza o poco? Sì, no, in verità di differenza ce n'è più a livello fisico, diciamo così. Passato il turno, prossimo appuntamento c'è la AS Roma, squadra abbastanza impegnativa. Che effetto fa doverla affrontare? È sicuramente un grandissimo effetto, campione d'Italia per 2 anni consecutivi. Anche affrontare una squadra di Serie A fa il suo effetto, quindi, però noi comunque continueremo per la nostra strada.